Ben ritrovati su Review in You. Oggi vado a recensire due prodotti diversi, ma comunque della stessa azienda, la Ghisa Wellness, un'azienda che ha sede a Novara, e sono degli oli essenziali per i diffusori, quelli là che comunque si tengono in camera o nel soggiorno per profumare un po' l'ambiente. E la particolarità rispetto ad altri oli essenziali è quella che sono bio, quindi prodotti effettivamente bio. Potete anche andare a guardare su il sito, l'azienda è appunto certificata bio. È stato difficile trovarli perché effettivamente su Amazon c'è scritto in molti oli essenziali bio, però effettivamente non c'è un vero certificato, quindi spesso e volentieri sono prodotti made in Cina che quando li metti all'interno del diffusore dopo un po' si sente quella tossicità, se posso dire, del prodotto, quel amaro sapore di plastica, e si sente quindi che sono, non fanno bene. Cioè, il punto è questo, ragazzi: se volete comunque pagare un prodotto, comprare un prodotto che è salutare, si deve spendere un pochino di più. Qua sono costati 16 euro l'uno, non è poco, perché effettivamente non è poco, però sono bio, quindi sono usati ingredienti comunque biologici che quando si vanno a respirare fanno bene. Addirittura questo al limone si può usare nelle creme o anche in piccole dosi si può ingerire. Qua c'è scritto appunto uso cosmetico, zoom un attimo così potete leggere insieme a me. Uso appunto interno, diluire una goccia ogni 100 ml di alimento di bevanda, quindi si può anche assumere internamente, oppure nel diffusore 2-3 gocce ogni 100 ml d'acqua, oppure cosmetico per le creme. Un prodotto quindi bio. Questo qua, se questa è una fragranza al limone, veramente bastano 2-3 gocce, non ne mettete di più. Che la stanza, la mia non è una stanzina, è una stanza piccola, però comunque l'ambiente con 2-3 gocce già si, come posso dire, si profuma subito e la fragranza resta per alcune ore. E mentre appunto, come vedete, qua ci sono comunque gli ingredienti: citrus, lemon, diamond, parte della pianta distillata, buccia e tutto. Qua c'è l'azienda e la certificazione bio. 110 ml e si vanno a diluire, come dicevo, su 100 ml d'acqua nel diffusore. Questo qua invece è un altro a parte, 16 euro, stiamo parlando di uno o l'altro, quindi 16 e 16. E questo qua invece è il respiro, ovvero è sempre biologico, ma come posso dire, è un aroma balsamico, quindi richiama più il pino, l'eucalipto, e soprattutto perfetto, come dice qua, per i periodi autunnali o invernali, o anche quando magari avete un po' di raffreddore, non è male metterlo all'interno del diffusore e tenerlo nella stanza. Qua non so, ci sono alcuni simboli come non disperde nell'ambiente, forse c'è una traccia di alcol o qualche goccia di alcol, però comunque nei prodotti, nella lavorazione dei prodotti, avendo fatto anch'io chimica, nel processo di lavorazione alcune gocce di alcol vengono comunque messe. Non si sente l'alcol, ci tengo a dirlo. Comunque nel libretto che arriva insieme agli oli essenziali c'è scritto tutto a riguardo, come anche c'è scritto il funzionamento che si può andarne a fare. Adesso lo vado a aprire insieme a voi. Come vedete, vabbè, qua spiega dove possono essere inseriti e qua spiega appunto dove andare ad usare, in senso, l'olio essenziale. Ad esempio, per i capelli spenti consigliano l'olio essenziale di timo, per non so, il dov'è che è? C'era scritto per le unghie deboli, eccolo qua, l'olio essenziale di limone, cioè questo qua. Io non ho problemi di unghie, però comunque ci sono vari usi che possono essere indicati. Qua ad esempio per quello, l'olio essenziale di rosmarino è un ottimo anticellulite, questo quando si vanno a creare, diciamo, delle creme.
potete farne diversi usi. Essenzialmente io il limone l'ho preso perché mi piace, è fresco e sono stato soddisfatto. E questo qua l'ho preso un po' così per creare questo aroma, odore un po' più, non so, wild. Non so se avete in mente quando si va alle terme che mettono questi aromi che sono un po' così forti, che ti fanno respirare. Ecco, non mi dispiace, però state attenti che se usate questo, se vi fate scappare più di 2-3 gocce, diventa veramente quasi fastidioso, cioè. Scusate, non l'ho messo su nel diffusore sotto stendo perché mi è andato qualcosa di traverso. Però comunque stavo dicendo che questo qua andateci cauto perché a differenza di quello del limone è molto forte come aroma, quindi se si mettono già 4 gocce diventa quasi fastidioso l'odore. Vado ad aprirlo comunque insieme a voi. A differenza di quello di limone, qua abbiamo dov'è che c'era scritto? Non sono sicuro di averlo letto prima. Eccolo qua, 15 ml, e qua abbiamo 10 ml. Questo qua è il flaconcino, si va a svitare. Adesso non so perché non viene via, ma l'ho usato fino a ieri. Andiamo a aprire l'altro, si vede che si è bloccato. Vediamo se questo si apre. Ok, questo si è aperto subito. Come vedete c'è il contagocce, quindi si vanno a mettere 2-3 gocce in 100 ml d'acqua nel vostro diffusore e va a profumare il tutto. Cosa vi posso dire? Vi posso dire che secondo me comunque vale la pena andare a spendere qualcosa in più piuttosto che respirare cose tossiche che a me sinceramente l'ho provate così una volta per caso degli oli essenziali a basso costo, con 10 euro ti arrivavano 4 oli essenziali, poi effettivamente quando li vai a mettere nel diffusore senti quell'aroma tossico, oserei dire. E qua almeno sono biocertificati, l'azienda a dire la verità ha sede in Francia, ora che ricordo bene, però comunque è appoggiata a Novara. E cosa vi posso dire? Arriva il libretto, c'è come dicevo prima una traccia di alcol, è comunque usata come nella lavorazione di questi prodotti e quindi non c'è comunque da stare, cioè da pensare che si sente l'alcol, eccetera. Serve giusto per la lavorazione. Se poi volete ingerirlo questo al limone, ci è consigliato appunto qua di usarne per l'uso alimentare una goccia su 100 ml o 100 grammi di alimenti, però sinceramente poi sta a voi vedere se farlo o meno. È bio, quindi si potrebbe farlo. State attenti che se questo è limone si può farlo, se con questo si può farlo, con questo assolutamente no, perché non è, nonostante bio, non è pensato per l'uso alimentare, infatti neanche c'è scritto. Scadenza agosto 2020 e qua uguale giugno 2020, quindi durano anche un bel po'. 16 euro è una bella botta, ve lo dico, però alla fine sono cose bio che durano comunque nel tempo. Io le sto usando ormai da questo qua, l'ho già preso qualche settimana fa, anzi un mesetto ormai, e ancora come vedete era quasi pieno. E questo qua l'ho preso, mi è arrivato una settimana fa, lo sto già testando, cioè testando, utilizzando. E devo dire che quindi pieno, quindi dura comunque, si spende una volta ma fa comunque bene. Io vi lascio i link di entrambi in descrizione così potete andarli a acquistare senza problemi. Se avete domande o curiosità, perplessità, non esitate a lasciare un commento che poi vi rispondo. Ci vediamo alla prossima video recensione, ciao!